ragazze e ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi voglio mostrare il mio allenamento, quindi proprio farvi vedere gli esercizi che faccio, poiché in tante mi avete chiesto questa cosa: Carlita, ma continui ad allenarti anche comunque se sei incinta, quali esercizi fai? Allora, io in effetti inizialmente ho continuato ad allenarmi comunque continuando a fare le cose di sempre, a parte qualche esercizio tipo la leg curl a pancia in giù, no, eccetera. Poi man mano ho diminuito i carichi, fino adesso a fare comunque degli esercizi con carichi comunque leggeri, non caricando più come prima, utilizzando ad esempio anche l'elastico, i pesetti piccoli, facendo molto molto stretching. Quindi questo è quello che il consiglio che vi do, è questo qua, di fare comunque molto stretching e molti esercizi anche per rafforzare l'upper, quindi la schiena, il bacino, quello che comunque vi aiuterà a sostenere comunque il peso della gravidanza. E poi comunque questi esercizi che adesso vi faccio vedere li potete fare in casa anche se non siete incinte, comunque sono dei circuiti molto molto semplici alla portata di tutte, che vi aiuteranno comunque a stare in forma. E vi faccio vedere anche i miei prodotti preferiti, appunto, che utilizzo durante la giornata, appunto, per stare in forma. Mi aiutano tantissimo a non mangiare schifezze, e sono cose che potete prendere anche in gravidanza, anche non, per spuntini, merende, comunque sono top. Io ad esempio adesso, poiché è pomeriggio, mi mangio questa qua, che è la Paleo Bar, che sto amando. Questa c'è in gusto cocco, mirtilli e cioccolato, sono buonissime e hanno pochissime calorie e vi danno una carica, un'energia, perché io, vedete, c'ho proprio l'occhio che mi cala la palpebra di pomeriggio e non trovo mai l'energia per allenarmi. Mi mangio una di queste che è buona, perché ho voglia di qualcosa di buono e mi dà tanta energia. Poi tipo dopo un'oretta, un'oretta e mezza, comunque faccio il mio allenamento. È buonissima anche a colazione, a merenda, sono snack, sono biologici e naturali, li trovate sul sito Foodspring. Il mio codice sconto è CarlitaYT, ve lo lascio perché ci sono un sacco di novità, un sacco di cose buonissime, e con questo sconto avrete il 15% su tutto il sito. Quindi ragazzi, approfittate, io ho fatto scorta soprattutto adesso in vista comunque dell'estate, anche se sono incinta comunque voglio stare in forma, quindi comunque voglio evitare le schifezze almeno durante la settimana, e quindi mi sono munita di queste cose, di questi prodotti che vi ripeto sono naturali, biologici. Ad esempio questo mix di frutta secca e frutta fresca, e fanno tanto tanto bene alla salute e anche alla linea, quindi ve li consiglio, e con il mio codice sconto, appunto, CarlitaYT, risparmiate un sacco. Ragazze, la barretta è così, vedete, ed è ricca ricca di frutta secca e frutta fresca, vi giuro è molto molto buona. Io mi sto abituando a mangiarla comunque ogni giorno per merenda, è buonissima, vario anche i gusti così non mi stufo mai. Questa cioccolata è molto buona, ma anche i frutti rossi, anche al cocco, sono tutte buone. Yes, vedete, dentro ci sono le mandorline, le nocciole. Buona, mi mangio questa, mi bevo un bicchiere di latte vegetale, tipo di cocco, di soia, di avena, oppure succo di frutta, c'ho una carica. Grazie. Mentre mangio la barretta, voglio farvi vedere anche le altre cose che io vi consiglio, perché il sito Foodspring è bellissimo, c'è un sacco di roba, però io ho veramente dei must che vi consiglio perché sono veramente buoni, vi aiutano un sacco a rimettervi in forma, quindi ve li voglio consigliare. Primo su tutto questo, questi sono i muesli che sto provando da una settimana, ma raga, sono nuovi, ma vi giuro sono buonissimi, vedete, tutti biologici, naturali, sono sempre frutti rossi, ma non immaginate il sapore buono, perché a me questi muesli non piacciono mai in generale, cioè sono buoni. Guardate qua dentro, ci sono proprio pezzettini di vedete, di fragole, di mirtilli, poi ci sono gli anacardi, vedete, ma credetemi, c'è tutto, anche i cereali integrali, e sono buoni perché a differenza dei cereali che ho comprato al supermercato, questi non hanno zuccheri e poi sono bilanciati, perché hanno sia le proteine, hanno, vedete, pezzettini di frutta secca, hanno l'avena. Comunque questi nel latte, vi giuro, sono veramente veramente buonissimi. Le Paleo Bar che vi dicevo, queste sono frutti rossi, mirtillo, scusate, questo sono mirtillo, sono buonissime,
cocco anche, ora quella che sto mangiando io, e poi questi qua mi piacciono un sacco la mattina con il latte, però a volte faccio anche il porridge, anche questo qua ve lo consiglio, anche freddo, basta che ci aggiungete un po' di latte vegetale, ragazzi, viene buonissimo, c'è sia la vaniglia che al cioccolato, ovviamente io preferisco il cioccolato, però a volte anche vaniglia, quando ho voglia di semplicità, vedete dentro, questo sta quasi finendo, e dentro ci sono le scaglie di cioccolato, sono buonissimi, comunque sono i miei due gusti preferiti, vaniglia e cioccolato, a volte li mescolo anche insieme, e vi fate una colazione, tutti questi prodotti li potete utilizzare colazione, merenda, spuntini, sono sani, vi tengono in forma e sono buonissimi, quindi andate su Foodspring e utilizzate il mio codice sconto CarlitaYT. Ok ragazze, siamo pronte con il nostro workout, pronte prontissime, mi raccomando lasciate tanti like a questo video se vi piacciono i video sull'allenamento, magari ogni tanto ve li posso fare, quindi vedrete man mano anche il mio pancione diventare sempre più enorme, lasciate tanti commenti e ditemi voi cosa fate per tenervi in forma, sia se siete incinte se non, confrontiamoci. Eccoci ragazzi, allora inizio sempre il mio allenamento con un po' di stretching. Prima di tutto non fate caso a miei movimenti goffi, perché quando sarete incinte, oppure tutte le donne incinte possono capire, tutti i movimenti diventano un po' più rigidi. Ecco perché vi consiglio di fare tanto tanto stretching, perché vi aiuterà anche a migliorare la vostra postura. Quindi con l'aiuto di Pupi, che viene a deliziarmi con i suoi bacetti, faccio un pochino di stretching che dura sempre almeno 10 minuti, anche se voi qua ne vedete pochissimi pezzetti. E poi inizio con un po' di riscaldamento, che se sono in palestra faccio il tappeto, un po' di camminata sostenuta o di corsetta leggera. Se sono a casa faccio un pochino di saltelli, un po' di corda, insomma una passeggiata, quello che preferite. L'importante è tenersi in attività. E poi inizio con dei semplici squat, potete sia utilizzare semplicemente il vostro corpo, quindi senza caricare, l'importante è ascoltare il vostro corpo man mano che andate avanti anche nella gravidanza, oppure nel vostro allenamento se non siete incinte, decidete se aumentare o meno l'intensità e quindi carichi dell'allenamento. Io, poiché comunque sono ancora allenata e riesco ancora a gestire il movimento, utilizzo anche dei pesetti, oppure potete anche utilizzare l'elastico. L'elastico mi piace tantissimo anche per allenare la parte superiore, come ad esempio i bicipiti, potete fare i tricipiti, potete fare le alzate laterali, le alzate frontali, quindi allenare un po' sia le braccia che le spalle. E le spalle, vi consiglio vivamente di farlo perché è importantissimo. In questo modo invece, con questo esercizio, riuscite ad allenare sia le gambe che le braccia, ovviamente alternando le braccia una dopo l'altra. Questi esercizi potete farli sia con delle ripetizioni, ad esempio 4x10 ripetizioni, 4 serie a 10 ripetizioni, e continuare cambiando esercizio, oppure potete anche fare dei circuiti se volete mantenere l'attività aerobica, quindi bruciare di più, potete anche fare tutti gli esercizi uno dopo l'altro a intensità comunque abbastanza veloce, e poi dopo ripeterlo per 3-4 volte tutto il circuito. In questo modo l'attività aerobica sarà molto più intensa, quindi brucerete di più. Ho fatto anche le alzate, vedete adesso sto facendo le alzate frontali sempre con questo elastico, che potete comprare ovunque, in qualsiasi negozio sportivo, molto spesso anche nei supermercati, nei centri commerciali, quindi li trovate ovunque. E vi consiglio anche di fare, oltre agli squat, anche gli affondi, che sono molto utili appunto per mantenere il tono muscolare dei glutei e delle gambe. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche il video è molto panciuto, vi mando un bacio, lasciate tanti like, ciao!